Una delle tradizioni più sentite sulla costa trapanese è il ricamo. Guardate che meraviglia. E qui, tutte in silenzio. Potete respirare? Potete respirare. Perché il silenzio del ricamo, giustamente, il silenzio del ricamo. Esiste un'associazione che raggruppa veramente un centinaio. Anche di più. Anche di più, di ricamatrici. Sì, praticamente l'associazione che nasce circa 4 anni fa dal nome Ago e Svago ha lo scopo di continuare a vivere questa tradizione, quest'arte che da noi è sempre esistita. Arrivare ai giovani per noi è l'obiettivo maggiore. Ma guardate come si impegna, come si chiama lui? Lui si chiama Gabriele. Gabriele, e lei invece? Serena. Quando si incontrano questo bel gruppo, no? Che, di che parlano? O non si parla? No, no, assolutamente, si parla. E va! Io già capito! Allora, chi non è presente? Allora, il nome già la dice lunga, Ago e Svago. Ecco. Perché è più svago in quel caso che ago. Sì, noi addirittura i nostri corsi di ricamo li chiamiamo corsi di ricamoterapia.